Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Avete visto il titolo, Vite tra virgolette strozzate, perché parleremo di usura. E voi sapete che quando si parla di usurai si parla di strozzini. Si tratta di un fenomeno, quello dell'usura, che secondo SOS Imprese, solo nel mondo imprenditoriale vale circa 24 miliardi di euro e colpisce circa 200.000 imprenditori. Ed è anche in aumento, secondo tutte le rilevazioni, ma stranamente, mentre il fenomeno è in aumento, sono in diminuzione le denunce. Quindi parliamo di un fenomeno che, invece che emergere sempre di più, sembra essere sempre più sommerso. Il 20 ottobre scorso un'agenzia di stampa, la DN Cronos, provocatoriamente titolava L'usura in Italia, puntini puntini, non esiste. Nel primo trimestre del 2017, 163 denunce contro le 218 dell'anno precedente. Quindi era chiaro che era un titolo provocatorio. Ma quando parliamo di usura, non parliamo solo di imprese, parliamo anche di famiglie. Secondo l'Eurispes, infatti, ci sono in Italia circa 3 milioni di famiglie che devono fare i conti con questo fenomeno inquietante e terribile che molto spesso rovina davvero la vita delle persone e delle famiglie. Per parlare di questo fenomeno abbiamo con noi due ospiti che vi presento subito, che sono Luciana Malatesta, che ringrazio, che è consigliere delegata di Scialuppa CRT Onlus, Fondazione Antiusura, e Carlo Poli, che è un volontario che lavora allo sportello antiusura del VCO. Grazie a tutti e due per essere qui con Grazie noi. Ecco, io inizierei subito intanto con il dire che cos'è questa fondazione Scialuppa CRT Onlus. a lei. Sì, allora, la Fondazione CRT Onlus è una fondazione antiusura che è nata nel 98, quest'anno facciamo 20 anni dalla Costituzione, è nata in seguito alla legge 108 sull'usura del 96 ed è nata per volontà della Fondazione Cassa Risparmio Torino. Naturalmente all'inizio è nata con pochi volontari, 5 volontari, e poi nel tempo è sempre via via cresciuta e anche territorialmente. Inizialmente siamo partiti a Torino e poi negli anni sono stati aperti vari centri di ascolto in tutte le province, capoluoghi di provincia del Piemonte, e 10 anni fa è stato aperto anche lo sportello qui a Verbania. La fondazione, la Scialuppa, sostanzialmente si occupa di tutte quelle persone, famiglie o imprese. Quando diciamo imprese ci riferiamo commercianti, artigiani, anche professionisti comunque, che per tutta una serie di motivi che poi magari avremo modo di chiarire, di specificare meglio, comunque per tutta una serie di motivi si trovano sovraindebitati o comunque non più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte per appunto cause che andremo ad analizzare. In quel caso spesso e volentieri diventano cattivi pagatori, non hanno quindi più accesso al credito legale, quindi il credito alle banche piuttosto che alle finanziarie, ed ecco che quindi sono possibili Sono a vittime rischio, eh? esattamente a Alto rischio, rischio di certo. usura. Ecco, la legge 108 istituiva due fondi, uno per le vittime dell'usura e l'altro invece per prevenire. Allora, così chiariamo subito, il fondo per le vittime dell'usura riguarda coloro che già sono caduti nell'usura ed è gestito a livello provinciale dalle prefetture, dico Prefettura, bene? esattamente, e che hanno sporto denuncia. Si può accedere, però il passo iniziale, ed è quello il report a cui faceva riferimento lei, in parte è vero, nel senso sembra che non ci sia, proprio perché le persone hanno difficoltà a denunciare, perché è comprensibile chiaramente. Denunciare non è facile perché poi inizia tutta una trafila non molto simpatica per le persone che denunciano. E comunque, a seguito eventualmente della denuncia, allora poi si può attingere a questo fondo che è gestito però dalla prefettura. Invece l'altro fondo istituito dalla legge 108 è quello che si propone di prevenire il rischio, no, di cadere nell'usura ed è quello invece a cui voi fate riferimento. Quindi da voi non vengono coloro che sono vittime dell'usura, ma coloro che rischiano di diventarlo. Esattamente, anzi, se venisse qualcuno da noi e ci dicesse che è soggetto a usura, tant'è che noi facciamo sottoscrivere la richiesta di intervento e devono dichiarare che non sono soggetti a usura e che non lo sono stati, perché in quel caso li dobbiamo indirizzare altrove. Quindi, se non sono vittime di usura, noi abbiamo poi la possibilità di assisterli
ristrutturando i debiti, poi vedremo meglio certo. dopo, e per fare questo possiamo attingere al fondo a cui faceva riferimento lei, cioè al fondo ministeriale istituito all'articolo 15 della legge 108, e poi in più noi abbiamo anche un fondo ordinario che ci viene dato dalla nostra fondazione. Cassa Risparmio Torino, che è il nostro ente, l'ente ecco, che ci ha costituito. Tutti coloro che lavorano nell'ambito di questa fondazione, la Scialuppa, sono tutti volontari? Assolutamente sì, consiglieri compresi, cioè tutta, abbiamo solo tre dipendenti, i dipendenti certo. chiaramente non sono dipendenti in certo. quanto svolgono attività di segreteria, recupero certo. eccetera, ma tutti i volontari, io, il collega Carlo che è qua con me, ma la quarantina siamo circa di volontari che operano su tutto il territorio piemontese e Valle d'Aosta. Sono tutti volontari. Sì, che comunque devono avere una certa competenza in tema finanziario, immagino, no? Sì, tant'è che sostanzialmente siamo quasi tutti ex bancari, che anche se ultimamente non sono proprio amatissimi, però diciamo che noi siamo usciti dalla banca già qualche anno fa e comunque l'esperienza precedente è quasi per la maggior parte, per quanto ci riguarda, non dico la totalità, ma la maggior parte sono ex dipendenti di banca che hanno lavorato nelle filiali o nell'area crediti, nell'area finanza, certo. che comunque hanno una competenza. Poi vede, per fare questo tipo di attività, poi magari dirà anche bene Carlo, sì. però... Certo, servono anche queste competenze perché laddove noi non riuscissimo ad intervenire con il rilascio della nostra garanzia, però ci poniamo come obiettivo anche quello di dare dei suggerimenti, perché spesso il disordine finanziario è la prima causa, perché certo. non sanno bene i pagamenti da fare, non sanno le priorità, eccetera. Per cui, oltre alla competenza professionale, che dopo sono tutte persone che hanno lavorato 35-40 anni, quindi c'è assolutamente, ci va anche una buona dose di umanità, certo. di disponibilità, perché ci si sente raccontare storie che toccano anche certo. profondamente, perché sono storie quasi sempre comunque tristi, perché il disagio finanziario poi porta con sé altri tipi di disagi. Ecco, sentirei quindi da Carlo Poli un po' l'esperienza più locale. Come ci ricordava prima Luciana Malatesta, 10 anni sono questa la vita, no, del nostro sportello antiusura. Intanto, dove si trova? Dov'è ubicato? In questo momento abbiamo lo sportello all'interno del Palazzo Comunale di Pallanza, grazie alla disponibilità dell'amministrazione. Diciamo che questo servizio è un servizio finanziario ma umano, sì. perché il segreto è quello di ascoltare le persone in difficoltà, condividere le loro apprensioni senza criminalizzare il perché e il per come si sono trovati in questa situazione e trovare le soluzioni insieme all'interessato. Sì. E questo non è poco, perché la persona che arriva è una persona in disagio, perché viene emarginata dagli istituti di credito, viene emarginata dai parenti, nessun amico l'avvicina più perché sa che è un soggetto in difficoltà. E la nostra disponibilità invece è illimitata negli incontri, illimitata nel capire i problemi familiari, perché a monte c'è sempre un disagio, certo. c'è sempre magari la presenza di un malato, di un disabile, di una criticità, e questa criticità molte volte porta alla povertà, certo. porta all'indigenza. Certo. A questo punto è nostro compito analizzare questa situazione e fare in modo che il soggetto diventi ancora bancabile, certo, grazie alle certo. nostre fideiussioni. Ecco, precisiamo una cosa, non si viene fisicamente subito a questo sportello, a questo ufficio, prima bisogna fare una telefonata, esatto, dico bene? Alla nostra sede di Torino. Ecco, magari se la regia riesce a mandare in onda il numero 011... 1941 0104. Perfetto. Si telefona a questa, ha degli orari particolari questa segreteria? Orari d'ufficio, 8.30, 13.30. Io avrei bisogno di contattare, di parlare con, ho questo problema, sono di Domodossola, di Omegna, e mi devo rivolgere a chi e quando? E automaticamente da Torino mi arriva la comunicazione via email
e io telefonicamente contatto questa persona, mi metto a disposizione per il giorno e l'ora che lui è possibile incontrarmi, per il semplice fatto che ci sono anche problemi di lavoro, problemi di famiglia, dislocati in questa provincia che lei sa com'è conformata questa provincia. Dopodiché invitiamo il richiedente a portare delle fotocopie, un minimo di documentazione, onde evitare un andirivieni, e poi iniziamo quello che potrebbe essere l'analisi della pratica. Dopodiché, il giorno che abbiamo instaurato la pratica e riteniamo che abbia i presupposti per camminare questa pratica, rimandiamo alla direzione di Torino, che viene portata in consiglio d'amministrazione. Quindi ogni pratica viene portata al vostro consiglio? Sì, le pratiche vengono poi prima, chiaramente, come diceva il collega, valutate da chi riceve le persone, con un incontro o più di uno. Poi ci sono alcuni requisiti che le persone devono avere, magari adesso poi ve le dirò. Poi comunque, una volta che questi requisiti il collega, il volontario, verifica che ci sono, istruisce la pratica e poi la manda a Torino e viene presentata da una collega che fa un po' da collettore per tutte le province. Viene presentata prima a un comitato di valutazione, che non è nient'altro che sono i colleghi volontari istruttori di Torino, che quindi hanno la possibilità di incontrarsi e quindi fanno una valutazione ed esprimono un parere, che non è peraltro vincolante. Poi il giorno successivo invece vengono portate in consiglio d'amministrazione, che è l'unico organo che può effettivamente deliberare il rilascio della garanzia. Senti, lei parlava di requisiti. Che requisiti occorrono per poter accedere a questo servizio? Allora, uno importante, gliel'ho detto prima, quello che non bisogna essere vittime di usura per ovvi motivi. Poi comunque bisogna avere un reddito in ogni caso. Perché? Perché comunque noi rilasciamo una fideiussione a fronte di un finanziamento che viene rilasciato da una banca, che però va restituito a rate. Le condizioni di tasso sono ovviamente estremamente favorevoli, perché sono 1, quindi assolutamente tasse. E anche il periodo? Il periodo è 7 anni, quindi abbastanza lungo. Per farle un esempio, sulla cifra massima erogabile, che sono 32.000 euro, la rata sono 400 euro mensili. E quindi i requisiti devono essere quelli di avere un reddito, e che questo reddito sia non solo della persona, del nucleo familiare, perché poi comunque noi tendiamo, il volontario tende poi a coinvolgere tutto il nucleo familiare convivente e maggiorenne, anche nella garanzia, deve essere sufficiente, dicevo, questo reddito per far fronte, certo, alla nostra rata, ma anche a tutte quelle che sono quelle spese obbligatorie, affitto, rata del mutuo, le spese condominiali, la luce, le utenze sostanzialmente, la scuola per i bambini, il carburante per la macchina per recarsi al lavoro o meno, eventuali, per esempio, noi non chiudiamo, non possiamo estinguere, o non vogliamo, diciamo, estinguere le cessioni del quinto, cioè le trattenute sullo stipendio, perché nel momento in cui io andassi a liberare lo stipendio, se poi queste persone si trovano un minimo ancora in difficoltà, anziché magari aver imparato, mi permetta, la lezione, magari sono tentati, per cercare di arrotondare, di ricorrere nuovamente. Allora, a questo punto, noi le cessioni del quinto, visto che sono garantite dallo stipendio, non le tocchiamo. Ecco, quindi, se ho ben capito, io sono una persona che mi trova improvvisamente in difficoltà, perché magari, appunto, come diceva prima Poli, ho degli infermi, degli anziani in casa, non ce la faccio. Qual è il rischio? Che vada a chiedere un prestito, diciamo, in quel settore nero che è dell'usura. Invece dico: no, visto che comunque un piccolo reddito ce l'ho, devo fare, vengo da voi e voi mi date la possibilità di avere quel credito che le banche non mi darebbero personalmente, e per 7 fino a un massimo di 32.000 euro. Ovviamente questo è importante, da restituirsi, quindi non è un fondo dato a fondo perduto. Quindi questo è il vostro impegno per quanto riguarda, quindi voi date la garanzia. Sì, noi rilasciamo garanzia. Ecco. Sì, il finanziamento lo eroga la banca convenzionata, abbiamo tutta una serie di banche convenzionate, e quindi il finanziamento lo eroga la banca, anche perché il mestiere del credito nella nostra è della zona banca. C'è qualche banca convenzionata, sì? Sì. Bene, avevamo, ai tempi, quando abbiamo aperto il centro, la prima banca che si era convenzionata era la Popolare Intra, però lei oggi è scomparsa. Non c'è più, e comunque attualmente qui c'è una filiale di Unicredito.
e poi comunque adesso stiamo cercando di avere altre convenzioni con altre banche per poter appunto coprire ecco, di più Poli, io ho visto, voi avete fatto recentemente una conferenza stampa per presentare anche il trasferimento alla nuova sede e avevate dato un po' un bilancio dei primi 10 anni di attività. Se è corretto, se ricordo bene, parlavate di un centinaio di casi seguiti, 90 per consulenza e 10 invece con attivazione di garanzia. Ecco, quando voi dite i 90 di consulenza, cosa vuol dire consulenza? Sono persone che vengono e molte volte sono disperate perché hanno contratto debiti in un modo smisurato, per questioni molte volte di gioco, alcol e altre situazioni, diciamo, pesanti, dove noi le possiamo assistere con dei consigli dove andare, come ridurre questi debiti. Non attivate la garanzia. Non possiamo attivare, però la consulenza e l'assistenza per la fondazione è fondamentale, perché le persone che arrivano da noi spesso sovente sono persone che sono sull'orlo della disperazione. E noi riusciamo attraverso degli incontri a vedere riportare fiducia, riportare indubbiamente speranza che possono uscire da queste situazioni. Certo. Io devo dire che i casi particolari sono soprattutto quando ci sono separazioni, ci sono da un nucleo familiare se ne creano due, ecco che uno dei due cade, se non dico proprio in povertà, ma in disagio. Quando ci sono di mezzo dei minori e sono situazioni veramente pesanti, quando soprattutto uno perde il lavoro. Perdere il lavoro vuol dire non avere più capacità e fin tanto che non riacquista un reddito non si fa più vivo. Spesso sovente quando trovano un lavoro, trovano un minimo di garanzia, ritornano, ci telefonano per avere un incontro e attivare la pratica che noi teniamo sempre in evidenza, anche se dopo un anno e mezzo, chi ha chiamato non ha i requisiti, se dovesse a un certo momento riattivarli, ben venga, apriamo la pratica e riattiviamo il discorso. Ecco, lei poi ha fatto cenno a due fenomeni, colgo questo spunto, alcol e gioco d'azzardo, perché in realtà la nostra provincia, che è una provincia per la verità che risulta avere un'ottima qualità della vita, no? Nelle classifiche delle sole 24 ore siamo una provincia sicura, eccetera, però ha questa presenza molto esasperata di due fenomeni, il gioco d'azzardo è molto diffuso e anche l'alcolismo. Tra l'altro ne approfitto per dire che del gioco d'azzardo parleremo in una delle prossime puntate della trasmissione con il dottor Croce, che ha recentemente pubblicato un libro che si intitola Gratta e perdi, che si occupa in particolare della ludopatia degli anziani. Anziani che spesso investono, tra virgolette, le loro pensioni nel gioco d'azzardo e in un gioco, diciamo, compulsivo. E dopodiché si trovano ad avere dei problemi di sopravvivenza. No? Quindi, ecco, no, perché molto spesso si chiede chi sono le vittime dell'usura o che rischiano di andare nell'usura, sono anche questi. Certo, no? Sono anche questi. Oltre al fatto, credo, che in questi anni la crisi economica abbia colpito molto le famiglie. Immagino, sì, no? Assolutamente. Noi infatti, le dicevo prima, quest'anno compiamo 20 anni e nell'analizzare l'andamento dei dati abbiamo proprio visto che c'è un salto dal 2008-2009 in poi. Lei ricorda bene che il 2008 è stato il famoso anno che viene identificato come l'inizio della crisi, anche se forse qualcosa prima c'era già, e lì effettivamente noi l'abbiamo visto con il raddoppio delle richieste, che non ha voluto dire il raddoppio poi delle concessioni, perché le situazioni che arrivavano erano sempre più deteriorate, perché quando le dico devono avere i requisiti per poter restituire, è proprio lì, perché poi cosa è successo? Perdite di sicuramente ludopatia, eccetera, però poi perdita del lavoro, la cassa integrazione ha colpito duro, perché quando, anche se ci sono due stipendi in casa, ma sappiamo tutti, e purtroppo la colpa, lei lo sa, è sempre della società, sappiamo tutti che se si guadagna 2.000, si riescono a spendere 2.100, non c'è più l'idea del risparmio, proprio oramai è un concetto che non esiste più, e quindi magari fin tanto, quando uno assume l'obbligazione il reddito è sufficiente, però se ho la moglie perde il lavoro o comunque basta che il marito vada in cassa integrazione, bastano anche quei 200, 300, 400 euro in meno al mese che ti fanno subito andare sott'acqua. Allora lì cosa inizia? Allora lì inizia un gioco perverso, magari con il ricorso alle carte di credito revolving, che sono quanto di
diciamo, erano nate probabilmente con certo. un'idea giusta per dare la possibilità alle persone di pagare ratealmente, però poi sono diventate effettivamente un meccanismo perverso perché hanno tassi comunque molto elevati, sempre, perché certo. comunque è sempre credito e certo. quindi... Per cui ci sono persone che arrivano da noi che hanno 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte di credito. Cioè, perché poi cosa succede? La carta di credito io la utilizzo, la liquidità che mi arriva vado a sanare qualche debito, ma il mese dopo i soldi li ho già finiti, ma ho anche la rata nuova e allora faccio un'altra. Esatto, è un circolo vizioso. Quando prima il collega Poli le diceva che o lei chiedeva qual era il tipo di consulenza, sì. anche queste cose, perché noi cosa facciamo con le famiglie che vengono lì? Facciamo con loro il loro bilancio, certo. quindi facciamo vedere banalmente un foglio di carta, noi usiamo l'Excel, ma comunque un foglio di certo. carta, da un lato le entrate, dall'altro lato le uscite, dove mettiamo quelle che dovrebbero essere le uscite obbligatorie, dicendo loro che bisogna anche imparare a dare delle priorità, perché se uno non li ha, qualcosa non tutto riesce a pagare. Spesso le persone, per non essere perseguitati dai recuperatori, preferiscono non pagare l'affitto, le bollette, salvo poi gli tagliano la luce, gli tagliano il gas, il padrone li sfratta. Certo. Quindi anche lì, in questi confronti, ancorché non si riesca a volte, perché purtroppo i numeri dicono che noi riusciamo a far fronte al 15%, certo. Noi abbiamo ricevuto in questi 20 anni circa 13.500 famiglie, abbiamo proprio ricevuto 13.500 famiglie e siamo riusciti a accontentarne 2.100, quindi vede che i numeri siamo certo. intorno al 10-15%. Ma proprio perché il nostro non è un finanziamento a fondo perduto e quindi certo. è un finanziamento, è un modo per dirti guarda che hai un'altra opportunità, però sappi la gestire la nuova opportunità. Certo, certo. E quindi noi abbiamo visto nel tempo effettivamente che comunque le famiglie, certo. chiaro che c'è anche chi poi ci ricade, perché poi se certo, i soldi sono certo. pochi, sono pochi. Però insomma diciamo che la nostra funzione, tant'è quindi, che uno degli scopi che dà la legge è anche quello della formazione. Ecco, infatti proprio qui volevo proprio arrivare, lo verifichiamo in questo caso, ma in parte lo verifichiamo anche in questi disastri bancari che ci sono stati, senza escludere naturalmente le gravi responsabilità delle banche. Ma noi però non possiamo parlare male delle banche. No, lo so. Ma c'è l'impreparazione anche dei cittadini. L'educazione finanziaria nel nostro paese non esiste. Assolutamente. Quindi diciamo che voi non potete parlare male delle banche. Le banche ne hanno approfittato, ma in alcuni casi hanno approfittato della ingenuità, dell'ignoranza, della poca sì. conoscenza dei cittadini, che non li giustifica, anzi è un aggravante. Certo. Però, ecco, quindi voi fate anche un'opera di educazione. Sì. Fate anche dei convegni, dei corsi, degli incontri. Sì, allora noi... annualmente facciamo un convegno, adesso ne faremo uno al 17 aprile a Torino in occasione del nostro ventennale, dobbiamo decidere il tema, però comunque il tema del convegno non è tanto per, non siamo autoreferenti, non vogliamo esserlo quantomeno, il tema del convegno è quasi sempre un tema attinente, abbiamo fatto sulle carte revolving, sulla cessione del quinto, certo. ne abbiamo fatti sul sovraindebitamento che è un altro tema certo. abbastanza recente, nuovo, c'è una legge dello Stato del 2012, la legge 3 che si occupa di sovraindebitamento, poi se vuole accenniamo. Abbiamo fatto convegni sull'usura proprio e poi comunque costantemente andiamo nelle scuole. Ecco, e, benissimo. Andiamo sia su richiesta, perché c'è nella regione c'è un osservatorio che si chiama osservatorio sull'usura, e sul sovraindebitamento in regione sì. e a questo osservatorio partecipano le fondazioni antiusura e una decina di persone in tutto e ha proprio lo scopo di favorire iniziative in questo senso coinvolgendo le forze dell'ordine perché poi dietro l'usura il tema più ampio che emerge è quello della legalità certo. quindi quando lei parla di legalità parla di usura, parla di ludopatia parla certo. di estorsione poi sappiamo che l'usura è spesso in mano alla certo, criminalità organizzata quindi, certo. Sì, sì, c'è certo. anche lo strozzino sì. di Rione che ti aspetta però, fuori però poi c'è anche, la mafia, le mafie certo, diciamo certo. e quindi l'opera di formazione è importante proprio perché cominciando dai ragazzi
magari poi qualcosa a casa raccontano, visto che saranno i consumatori di domani, i lavoratori di domani, speriamo che imparino. Il tempo vola, gli argomenti sono interessanti, voi siete molto chiari, quindi siamo arrivati alla fine. Tornerei un po' sul dato locale. Mi pare che, intanto facciamo rivedere, magari la regia può rimandare in onda il numero a cui chi fosse interessato può rivolgersi. Ecco, a livello locale mi pare che nel 2017 non ci sono state segnalazioni. Non ci sono state segnalazioni particolari e chi si è avvicinato a noi ha rinunciato subito perché aveva un sovraindebitamento, dunque inutile illudere delle false aspettative. Però mi pare che all'inizio di quest'anno abbiamo avuto all'inizio dei di quest'anno, grazie anche alla trasmissione di Televicio, serviamo qualcosa. No? Abbiamo già avuto due input che stiamo sviluppando e io penso che con quest'anno si riprende indubbiamente la nostra attività a tempo pieno. Devo dire che ha dato soddisfazione anche a molte persone, sono rimaste molto vicino alla nostra fondazione, anche se non sono riuscite ad avere il finanziamento. Però hanno trovato ascolto. Esatto, hanno trovato ascolto e soprattutto un appoggio per poter discernere su certe anche scelte finanziarie. Benissimo, quindi in conclusione io dico semplicemente che se non ci fossero denunce perché non c'è il fenomeno sarebbe bellissimo, ma purtroppo sappiamo che il fenomeno c'è, quindi invitiamo coloro che sono vittime a denunciare le forze dell'ordine e coloro che rischiano, prima di fare un passo che potrebbe davvero compromettere la loro vita, di rivolgersi, telefonare a questo numero 011 19 41 0104, perché comunque avranno almeno ascolto, avranno almeno consigli e in alcuni casi avranno anche un aiuto concreto. Quindi io ringrazio moltissimo Luciana Malatesta della Fondazione Scialuppa CRT Onlus e Carlo Poli dello sportello antiusura del VCO. Grazie davvero della vostra cortesia. Grazie a lei dell'invito e della sensibilità ad affrontare questi temi. E grazie naturalmente a tutti voi, naturalmente per voi l'appuntamento è alla prossima settimana, sempre con il sasso nello stagno. Grazie.